Arstein. Bella raga e bentornati in questo nuovo video. Oggi, come tutti sapete, inizierà l'Europa League del Milan ed è importante partire con il piede giusto. Stasera si giocherà Celtic-Milan alle 21, quindi il Milan andrà in trasferta in Scozia, partita molto difficile da non sottovalutare, soprattutto perché il Celtic è una squadra molto aggressiva, come tutte le squadre scozzesi. Mi raccomando raga, come al solito vi chiedo di lasciare like, di condividere nei vari social per far crescere sempre di più il canale, di attivare la campanellina e soprattutto di iscrivervi al canale, perché è molto importante. Voglio arrivare più presto ai 3000, abbiamo superato i 2500 e vi ringrazio veramente tanto, non so più cosa dirvi per ringraziarvi, però raga non fermiamoci qua, quindi se siete nuovi iscrivetevi al canale, mi raccomando raga, fatelo. Detto questo, partiamo subito con il video. Allora, oltre a parlare della partita di stasera che giocherà il Milan in Europa League col Celtic, parleremo anche di intrecci di mercato appunto con la squadra scozzese da parte del nostro Milan, perché sappiamo che ci sono state delle operazioni che legavano le due squadre in estate e che potrebbero legare nuovamente le due squadre nelle prossime sessioni di mercato. Comunque, partiamo dalla partita di stasera. Allora, il Celtic, come vi dicevo, è una squadra molto aggressiva da non sottovalutare. Di solito le squadre scozzesi hanno questa impronta nel gioco, cioè puntano molto sull'aggressività, sulla grinta, sulla corsa, diciamo che ti marcano strettamente, almeno da quello che ho imparato io è così. Quindi il Milan dovrà affrontare una partita molto difficile, correndo tanto, deve essere brava a gestire il pallone, fare il possesso palla per liberare gli spazi. Comunque di qualità il Milan è molta di più del Celtic, quindi basta che il Milan diciamo che ci mette la testa, ci mette la concentrazione giusta e gioca la palla al meglio e secondo me il gioco è fatto. Però ragazzi, non bisogna sottovalutare il Celtic, che è una squadra molto fisica e che corre tanto. Poi il Celtic, come vi dicevo ieri, ha perso in campionato la sfida con i Rangers, che è l'avversaria principale del Celtic, la rivalità storica in Scozia, e sarà molto arrabbiata, quindi vorrà fare la partita della vita contro il nostro Milan. Quindi il Milan dovrà stare molto attento. Comunque, secondo me, i giocatori da tenere d'occhio del Celtic sono in particolare due. Allora, uno è Christopher Ayer, con il quale ho dato il titolo anche al mio video, nel senso che Maldini stasera, oltre a sperare che il Milan vinca, osserverà molto anche Christopher Ayer, perché sappiamo tutti che Ayer è stato un obiettivo sia quando Ragnik era stato accostato al Milan, ma anche durante gli ultimi giorni di mercato. Si parlava di quasi un accordo per questo calciatore norvegese. Questo calciatore è ancora nei radar del Milan e dei dirigenti, perché comunque i dirigenti credono ancora molto nel suo talento e vorrebbero portarlo a Milanello in caso Milenkovic non si farà. Quindi Maldini osserverà ancora questo calciatore, che potrebbe costare anche meno di Milenkovic, circa 15-20 milioni. E bisogna osservarlo bene, perché Milan magari potrebbe fare questa operazione a gennaio, portare un altro difensore centrale a Milanello per completare il reparto. Secondo me Ayer è molto forte, lo vedete stasera, un difensore molto fisico, anche abile tecnicamente, pensate che a volte è stato anche avanzato come centrocampista. È un difensore molto moderno, che abbina fisicità ma anche a qualità, quindi riesce comunque a far partire bene la manovra da dietro, quindi il gioco da dietro. È un difensore completo secondo me, quindi lo osserverò stasera e spero che Maldini lo osserverà stasera per vedere se è un giocatore che fa il caso nostro per gennaio. Un altro giocatore che è andato al Celtic dal Milan, quindi le due società hanno avuto questo intreccio, è Diego Lazzalte, che è partito in prestito negli ultimi giorni di mercato. Il terzino sinistro uruguagio è andato al Celtic appunto e stasera dovrebbe giocare titolare, dovrebbe. Speriamo che stia calmo, che non ci purghi per una volta, perché diciamo che i giocatori che giocavano al Milan, quando ci ritroviamo contro, o giocano bene o ci fanno gol. Quindi speriamo che stasera Lazzalte stia calmo e non faccia niente, perché comunque Lazzalte, spero che il Milan lo venda a titolo definitivo poi nelle prossime sessioni, perché non è un giocatore da Milan. Comunque ragazzi, torniamo a parlare, dopo questa piccola parentesi di mercato, della partita di stasera. Allora, il Milan si schiererà con Donnarumma in porto, ovviamente insostituibile. Ricordiamo che Donnarumma ha già fatto 4 clean sheet in 7 partite, ha subito gol soltanto con l'Inter e con il Bodø/Glimt e il Rio Ave in Europa League. Quindi Donnarumma veramente è un portiere completo, che ormai è diventato uno dei portieri più forti al mondo secondo me.
E non esagero. Stasera finalmente ci sarà il debutto da titolare di Diego Dalot, terzino destro portoghese. Vedrete che sarà la sorpresa del nostro campionato. Vedete perché è veramente molto forte e molto promettente. È un terzino stile Theo Hernandez che spinge molto, è molto abile in fase offensiva anche tecnicamente. Vedrete che sorprenderà, ragazzi. Diamogli tempo di ambientarsi. Comunque, secondo me, comunque farà anche una buona partita stasera. Vedrete perché ha già esperienza internazionale col Manchester United. Difensori centrali non si cambiano, giocheranno ancora Kier e Romagnoli, e quindi diamo continuità a Romagnoli che deve riprendere la forma al meglio dopo l'infortunio. Theo Hernandez, terzino sinistro, un altro insostituibile nella difesa. Centrocampo, Kessié giocherà ancora, ve l'avevo detto che Kessié è più abituato rispetto a Ben Nasser a giocare più partite in pochi giorni, quindi giocherà ancora Kessié. A fianco di Kessié giocherà finalmente Sandro Tonali, un altro giocatore da osservare molto molto bene. Spero che Tonali, dopo che ha avuto il Covid, finalmente si sia ripreso completamente da questo problema, e spero che stasera sforni una prestazione molto bella che, diciamo, fa invidiare le altre squadre italiane. Per averlo comprato, diciamo, così il Milan deve far crescere anche Sandro Tonali perché tornerà utile durante la stagione. Poi sulla tre quarti giocheranno Castiglieco sulla destra, che al derby era in panchina, quindi giocherà lui. Speriamo che Casti comunque fa la solita prestazione di corsa, grinta, rincorrendo gli avversari, magari anche mettendoci qualità in attacco. Sulla tre quarti, purtroppo, come sappiamo, Çalhanoğlu ha avuto un infortunio alla caviglia, la distorsione, che lo terrà fermo 7-10 giorni, quindi giocherà Brahim Diaz, io lo chiamo il nano da giardino perché assomiglia al nano da giardino, è molto basso, sembra ancora un bambino, quindi lo chiamo nano da giardino. Speriamo che anche lui, oltre a Tonali Dalot, è un altro acquisto che abbiamo appunto fatto in estate. È un altro giocatore da tenere d'occhio perché voglio vedere un Brand Diaz che sforni la sua qualità, la sua tecnica, perché veramente, ragazzi, Brand Diaz è un altro giocatore che può diventare un top player. E non sto scherzando, ragazzi, veramente, sperando che anche il Milan lo riscatti durante la stagione. Sulla sinistra, appunto, c'è turnover. Ve l'avevo detto anche ieri, c'è ancora turnover. Si potrebbe schierare Selemakers, che però a me sulla sinistra diciamo che non mi convince tanto, lo preferirei magari vedere entrare nel corso della partita, perché è un giocatore che corre molto e potrebbe tornarci utile durante la partita nel secondo tempo. Potrebbe giocare ancora Rafael Leão, che però Pioli vorrebbe tenere, diciamo, a riposo per la partita con la Roma lunedì. E potrebbe giocare finalmente il norvegese Hauge. Io spererei che Pioli lo faccia giocare stasera Hauge, per vedere comunque questo calciatore dall'inizio, perché a me mi ha sorpreso molto col Bodø/Glimt, vorrei vederlo anche da titolare, quindi speriamo che Hauge giocherà. Se poi abbiamo problemi ovviamente facciamo entrare Leão, facciamo entrare Selemakers, però io vorrei vedere Hauge titolare, anche per far turnover in vista della Roma. Poi ragazzi, come punta ovviamente non può mancare Zlatan Ibrahimovic, che ancora una volta sarà il nostro trascinatore lì in attacco. Non giocherà Colombo, non giocherà Maldini, sarà ancora lui dopo 19 anni a giocare in Champions League. 19 anni fa Ibrahimovic debuttava in Europa con la maglia del Malmo, se non mi sbaglio, contro appunto la squadra scozzese, il Celtic. Quindi dopo 19 anni Ibrahimovic gioca ancora in Europa League all'età di 39 anni. Il debutto lo fece a 20 anni. Ragazzi, niente che dire, io spero che stasera comunque il Milan porti a casa la vittoria, non sarà facile, perché mancherà comunque Çalhanoğlu, che sembra comunque un'assenza che sia importante, ma comunque possiamo vincere. Çalhanoğlu, fidatevi che sarà un'assenza molto importante per stasera, secondo me. Poi magari vinceremo anche facilmente, oppure perderemo, però speriamo che il Milan fa la prestazione, che entri in campo con la grinta, con la voglia, perché dobbiamo partire col piede giusto e questa vittoria potrebbe dare ulteriore morale al Milan, che ha vinto il derby, che ha fatto punteggio pieno in campionato. È giusto iniziare l'Europa League comunque al meglio. Speriamo bene, ragazzi, speriamo. Si giocherà stasera alle 9. Ve l'ho detto, la formazione Donnarumma, Dalot, Kier, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessié, Tonali, tre quarti con Castiglieco, Brahim Diaz e ballottaggio tra Selemakers, Leao e Hauge, attacco Zlatan Ibrahimovic. Speriamo bene, raga. Sempre forza Milan. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, fatemi sapere cosa ne pensate. Magari lasciate un pronostico qua sotto nei commenti, come secondo voi finirà la partita. E fatemi sapere cosa ne pensate su Haier. Secondo voi potrebbe essere un giocatore che fa il caso nostro per gennaio? Secondo me sì. Stasera lo vedremo e lo osserverò da vicino.
Niente, raga, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, mi raccomando, conto su di voi, dobbiamo sempre crescere di più, arriviamo a 3.000 iscritti al più presto, conto su di voi, like, condivisione, niente, raga, sempre Forza Milan, ci vediamo in un prossimo video, col post partita stasera, bella.